E allora iniziamo questa puntata. Abbiamo già iniziato a trasmettere nei giorni scorsi dei servizi dedicati agli italiani che vivono in alcune delle località turistiche più gettonate in Messico e vogliamo capire come questo paese si stia preparando in vista della ripresa del flusso turistico che speriamo avvenga molto presto. Allora ho in collegamento il console onorario Italo San Pablo Lauro da Playa del Carmen. Buongiorno e bentrovato, console. Buongiorno, ben trovati a voi, grazie di tutto. Allora, innanzitutto ci racconti com'è la situazione lì a Playa del Carmen per quanto riguarda la pandemia e il virus? E il Messico ha fatto o non ha fatto troppe cose. Il Messico non ha mai chiuso le frontiere. Il Messico ha detto che la mascherina bisogna metterla o no, per cui in questo momento noi facciamo quasi quasi vita normale. Cioè qui tutto è aperto, i ristoranti sono aperti, i negozi sono aperti, gli alberghi sono aperti e se non che vedi la gente con la mascherina, perché tutti vanno con la mascherina, però la vita qui è una vita normalissima e non abbiamo in nessun momento la sensazione di questa pandemia. Sinceramente, e poi qui i numeri in Messico, il numero degli infetti sta calando in modo importante, sono 3 mesi che sta calando, per cui vorrei dire che qui c'è una sensazione di tranquillità. Console, Questa ma allora tutti sarebbe noi proprio. appena possiamo veniamo in Messico, considerando tra l'altro che Playa del Carmine è una delle zone del Messico dove c'è la più alta concentrazione di italiani e considerando anche le sue parole così positive, speranzose, alcuni addirittura non indossano neanche la mascherina, direi che siete in un'isola felice in questo momento. E non solo per Carmen, ma anche altre località piene di italiani, come possono essere Tulum, Holbox, Mahahual, sono pieni di italiani e assolutamente sì. E io anche sono il console, ma sono anche medico, sono pneumologo, per cui sono stato in prima linea sul Covid. E vi posso assicurare che in questo momento, sicuramente anche per il caldo, qui fa molto caldo, la gente vive in spazi molto aperti, molto separata e ripeto, qui veramente si sta bene. Infatti ho molti amici italiani che stanno pensando Di di venire. prendere, salire su un aereo e venire qui, perché qui la Immagino. vita, ripeto, è una vita assolutamente normale. Ecco, ma vi state però organizzando in qualche modo per dei controlli più serrati rispetto ai turisti che arrivano? Perché adesso, insomma, voi siete in condizioni quasi ottimali, ha detto lei, pochi contagi, però chiaramente se arrivano turisti le cose possono cambiare. Il Messico non ha mai voluto fare controlli e non fa i controlli, cioè tu arrivi in Messico e non ti chiedono la PCR, non ti chiedono il tampone, non te lo fanno neanche. E devi farlo quando rientri nel tuo paese. In questo momento abbiamo soltanto turisti americani, sono più di 100.000 turisti in questo momento che abbiamo qui in zona e non bisogna fare il controllo. Cioè, entri in aeroporto, ti fanno il controllo della temperatura, ma non viene richiesto né il tampone, né la PCR, né gli anticorpi. Senta, console, visto che l'ho detto prima, la vostra è una zona che attrae molti turisti, ecco, che cos'è, secondo lei, dal suo punto di vista, che attrae di più le persone, non solamente gli italiani, a venire lì a fare vacanza, ma anche, perché no, a viverci? Beh, qui c'è un clima stupendo, un clima. Siamo adesso in inverno, siamo in primavera, in estate fa molto caldo, però si sta benissimo. Poi c'è una grandissima natura dove vedi gli animali, tanto il mare come l'entroterra, c'è la selva. E poi alla fine la gente qui è molto, molto tranquilla, non ci sono troppi problemi. E diciamo che qui facciamo una vita molto più rilassata che in Europa, sinceramente. Console, allora ci invita me e il maestro che veniamo presto a trovarvi? Siete cordialmente invitati. Ringrazio ovviamente il console onorario Italo San Pablo Lauro per la sua disponibilità, ovviamente la sua gentilezza. A presto sue notizie. Un bacione a tutti. Ciao ciao. A presto.